Una vera boccata d'ossigeno attesa da tempo dalle nostre imprese del settore dei servizi, sulle cui spalle grava a livello nazionale il 76% del debito delle amministrazioni pubbliche. Questo il commento delle iniziative di cui abbiamo parlato sinora da parte del presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli. Sentiamo. Questa recessione profonda, lunga, drammatica, occorrono certamente delle misure semplici, straordinarie e coraggiose, e questo provvedimento annunciato dal governatore Maroni va in questa direzione, cioè una boccata d'ossigeno verso le imprese, in modo particolare verso le imprese dell'economia dei servizi che attendevano da tempo e che serve ad incoraggiare l'economia reale e soprattutto a tamponare l'emorragia di imprese che purtroppo chiudono. Ecco, rilanciare l'economia reale significa anche consentire alle imprese di fare occupazione e quindi crescita, perché senza imprese non c'è né occupazione né crescita, e se chiudono le imprese purtroppo chiude l'Italia. Grazie.